Ma fammi capire. Ho sentito bene. Tua moglie è di nuovo incinta. Hai sentito benissimo, Pino. Non bene. Vai, frate mio, c'è che ho fatto un hood. Mamma mia, che c'ha? Gli spermatozoi con Bostic. Valore. È così, evidentemente è così, che ci vuoi fare? Questi come vedono una vai, se la abbracciano proprio, non si staccano, sono dei piccoli assassini che vanno dai pugnali e sono... che cosa? Va bene, è successo, cosa ci vuoi fare, eh? A proposito, cosa ci vuoi fare? Che significa? Dico, che fai, te lo tieni? Sai che non sono da solo a decidere, no? Ah, non sei da solo? Chi decide, il feto? Faccia gli scempi, non lo sai che Francesca ci tiene, su? Vaglio, sei una delusione. Tu un tempo eri un tombato de fame, ma invece un tombero salute, frate mio, c'è così. Pino, sai perché è bello confidarsi con te? Perché tu non ti contraddici mai. Ma può piacere, vai, una volta mi dici, Guaglio, attento, fallo subito il figlio, perché se no uno cresce, l'altro è più piccolo, poi di nuovo le notte in zona, poi dice, attento a non fare, ma c'è così, sei di grande conforto. Pino. Ma c'è conforto, Guaglio, tu hai bisogno dei conforti religiosi, madre perla, vieni a te, vuoi a cosa, frate mio, c'è così, Ciao ragazzi, ciao Leo. Oh, dottoressa, ho saputo della lieta novella, felicitazioni vivissime. Grazie, felice anche tu della notizia, eh? Certamente, ci mancherebbe, scusi. Diomede manifestava fino a qualche secondo fa tutta la sua gioia, Diomede, vero? Vogliamo scherzare? Guarda, i figli sono la manna del circo, chi saremmo senza continuità, senza i figli? Ma scherziamo. La penso esattamente come te. E poi, come dice Giorgio, mio marito, i figli riempiono la casa. Esatto, esattissima. Una curiosità, ma vi fermate a due? Ma sai, Diomede, quello che ci vorrà mandare il cielo sarà ben accetto. Noi adoriamo i bambini. Bene. Ragazzi, adesso vi lascio, vado in reparto. A dopo, presto. Buon lavoro. Ciao. Felicitazioni ancora. Grazie. Se Snu ci ha detto, siamo tutti sotto un cielo. Voglio, ripariamo questo soffitto. Siamo un art fascos. Vicini. Vicini, vieni tu, vieni, ma io tempo con crucifero stamattina, vieni! Guaglio, chiudo il crucifero, perché ci vengono a vedere, se c'è un casino, vai! Ma c'è casino e casino, io tengo pronto l'antitodo! Ma l'antitodo? Ci avessi a me a vedere, tu dici, ma adesso non vuole, e vai tranquillo! Sicuro? Sicuro, sicuro! E allora faccio, ma... Allora, un orizzontale, breve pausa, do lettere, mo! Sì, tranquillo, non si per dirti, non si dice, ma... Sì, che sa, dice, ma è possibile, mo? Ma ho già distrutta, cosa? Allora, se uno si assente, fa una breve pausa e dice, mo, vengo, mo. Sarà. Oh. Mo. Tu uomo sei? Jennifer, che mangio l'hai? No, cacafonio, sì, con te, tu uomo sei? Non lo so, vuoi vedere il documento oppure ti fidi? La dottoressa di donna aspetta un altro bambino. Il dottor Clone semina e raccoglie. E tu quando? Tu quando? Sì, c'è ma fa la gara chi ha più figli? No, questo non voglio la gara, per carità. Ma almeno un gol. Un gol alla bandiera, vuoi fare sì o no? Ma se non vengo, ci vuoi da me? Più impegno, Enzo. Ti devi impegnare di più. Cafonio, tu lo sai che lui non è buono a fare niente? Che sono queste cose intime che dici a tutti? Intime, non nominare quella parola, intime. Tu lo sai che l'amico tuo usa certi boxer, che tu stai lì nel letto, che io l'aspetto tutta vogliosa, desiderosa, eccitata al massimo. Lo vedo che chiede mutande, proprio la sconvenienza, la libido. Se ne scende dal letto e se va a fare una bella sigaretta sul balcone. Tu, Cafonio, i preliminari con tua moglie li fai, sì? Capisce, benedetta, madonna, benedetta. Gentilmente vuoi spiegare all'amico tuo come si fanno i preliminari? Ascolta, una persona più grande di te. Mi nell'orecchio. Quando io e mia moglie stiamo tu per tu, no? Insieme uno di fronte all'altro, e facciamo un torneo di burraca insieme, prima facciamo i preliminari. Ho capito perché siete amici, veramente. Dio li fa, poi la cocchia e voi vi siete acchicchiate. Benissimo, con burraca macinata, ma vi da chi, subito? Ma se può sapere, ci vuole anche da me stamattina, oh! Cioè te lo frega te, scrivi da due orizzontali, vici, Ma buve, ma come si ha messo? Se tu sei burraca, la chiacchiera... Nell'occasioni... Nell'occasione? No, singolare, nell'occasioni... Nell'occasione... L'agenda sanitaria... Da me diretta? Da me. E certo, perché tutti quanti devono capire chi comanda qua dentro. Scriva, da me diretta. Da me diretta. Le porge più sentiti auguri. Ecco. I più sentiti auguri. Firmato, dottor Leccese. Dottore. Tra parentesi, ma non sono dottore. Ma non. Per correttezza. Sì, sì.
Ma questa lettera la firma lei, dottore, mica io, eh? Perché così, c'ha paura? Ma che paura, dottore? Ma qua non abbiamo gli occhi per piangere, lei si viene con queste promozioni ai dipendenti, ma per favore. Lo Russo, sei pesante, sei un chiancone, lo Russo. Mamma mia, sei un uomo di spilorcio. D'accordo, comunque. Dammi qua, firmo io, vieni. Firma così si prende lei la responsabilità. Ecco qua, lei. Grazie. Prego. E che cosa siete? Avanti, vieni e dalla Diomede, forza. Va bene. E se dovessi incontrare Avella, cosa gli dico? Non me lo devi neanche nominare, Avella, capito? Vai, a consegnare, forza Lulusso, forza. Che e che cosa? C'è carattere che te ne corso. Avella, il nulla, Avella. Oggi, ragazzi, come ultima lezione, vi farò parlare con l'uomo a cui dobbiamo molta riconoscenza perché ci ha insegnato i veri segreti della nostra missione di infermieri professionali, Giuseppe Diomede. Un applauso a Giuseppe Diomede. E va bene. Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi per avermi chiamato a concludere questo primo corso professionale, che da una parte vede scarsi successi, invece dall'altra vede assessori e burocrati finiti al gabbio. Ragazzi, ragazze, noi questo mestiere ha bisogno, come prima cosa, di massima umiltà. Sì, 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 questo... sempre umiltà, mi raccomando, non vi montate la testa, eh? A te, ma sta che la cazzo, capite? Bella, vai a fare il tronco a salute che cammini, così ti vedo io a te, questo è va intervenire, come dicevo, qui c'è bisogno veramente della massima umiltà. Non crediate di aver imparato qualcosa. No, siete ancora agli albori. Tu pensate che io sono 10 anni che aspiro a essere infermiere e non lo sono ancora, è vero? Verissimo. Quindi sempre umiltà, mi raccomando, umiltà. Oh, stai zitto? Vuoi che prendo la bomba d'ossigeno e te la appoggio con gatto che ti apro il cervello? Non parlo. Vuoi questo? Non parlo più. E state zitto. Ma io lo faccio per loro. Parlo, stai zitto. Oh, allora ragazzi, mi raccomando. Questo mestiere va affrontato con acume tattico, perspicacia e ferreo senso del dovere. Questo è adesso fatemi vedere che cosa avete imparato. Diomede, siediti che i ragazzi hanno preparato un saggio di fine corso. Ah, c'è il saggetto. Sì, sì, è un saggio. Beh, ragazzi, preparatevi dietro, siete pronti? Fate vedere al signor Diomede. Vedi che no. mi scusi infermiera. Che vuoi? Non è che sarebbe possibile riscaldare un po' il latte per mio figlio? Che teniamo il barco a giovane, vai al crale, te lo fai scaldare, Brava, basta sempre! Bravissima! Preparatevi gli altri, grazie. Andate, mossa, un'altra scena. Buongiorno. Vecchia, salutate. Sì, condividete. Fine orario viste. Questo è il tema? Sì. Titolo. Orario, fuori tutti, dai ragazzi! Oh, ancora qua siamo! E amor di casa, non ne avete prova! Bravo! Prova bastoso pure nei pantaloni! Bravissimo! Bis! Veramente complimenti vivissimi, sei stata bravissima, Eugenio. E non finisce qua, devi vedere Diomede! Ah, continua la prova! La continua, certo! Ricordo io. Problemi, Batman? No, momento di meditazione. Buddista pure tu? Io? No. Come ti vedevi in questa posizione contemplativa, Batman? La normalissima posizione, ma la testa... La testa? Riflettevo. Immagino. Sai che io sono stato buddista? Sì. Piccio fuoco, certo che tu non ti sei fatto mai mancare nulla, Quando ho potuto, Batman, ho sempre fatto qualcosa, diciamo, di diverso, ecco. Hai mai pulito il karma? No. La macchina al sabato qualche volta. Invece va pulito il karma? Sì. E quando lo pulisci il karma, che succede? Si sta più karma. Più karma. Ci fa tenere da parte anche me. Dottore, a te serve un po' di meditazione orientale. Risolvi tutti i problemi. Piccio fuoco. Io aspetto un altro bimbo. Oh, due. Boh, è proprio base. E c'è Marvin Hagler. 1-2. Vam, vam. Oh, lo so, allora non c'è bisogno proprio di meditazione. Ti può fregare, Batman? Oh, sei gentile stamattina, grazie, piace poco, Però pure tu, porca miseria ladra, c'è così, come la Hippolyte Smith, a batterie proprio, lo fai lavorare il tuo battery pan. Dai, fa la raposa ogni tanto che dà la fegge, cangiate almeno l'aria, che vado subito, Batman, da Dangè non c'è due senza tre. Vai! Vai, che è meglio, piace. Come là!
pubblicità. È finita la pubblicità. Mi scusi, infermiera. No, senti, parto di fretta, eh. Chieda qualche altro collega. Bravo. Ma è migliorato tantissimo in trono, con una scioltezza l'ha fatto. Bravo. L'ho messo sotto torchio io. Ragazzi, potete entrare? Venite. Sì. Bravi tutti. Ragazzi, farete molta strada, ve lo assicuro. Chiedo scusa l'interruzione, ma c'è questa lettera per te, Diomede. Oh, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro anche a te, Lo Russo. Sei gentilissimo. Oh, piacere, ragazzi, che vi siete anche voi, perché sto per comunicarvi veramente una notizia bomba a dir poco. Sniff. Sento odor di promozione. Sarà per me. Da Secet. Ragazzi, è un onore di comunicarvi che la nostra Jennifer Lopez è diventata caposala. Oh, bellissima notizia. Diomede, grazie. Non distraetevi un attimo di attenzione, perché voglio leggervi le motivazioni, ovviamente, per forza le devo leggere. Allora, la nostra Jennifer è passata di grado per queste motivazioni: sempre puntuale, costante, impegnata, seria, mai polemica e soprattutto professionale. Auguri e complimenti, bravissimo. Mi state facendo commuovere, non me l'aspettavo, proprio all'infamo mi avete preso. E un aumento di stipendio sta. Vuoi scherzare? Smagherebbe. Sì, allora la macchina nuova me la puoi scombrare. Sì, come un motorino. Ah, allora è in zaratro. Un Solex, 70 km di. Non so, capito tutto. Forse congetture umane. Ma zè, ti senti buono? Sì, vedo. Ma c'è, scrive. Sì. Hai avuto l'ispirazione divina? Niente, sto scrivendo la storia della mia vita. Ah, e allora te la sbrighi su. Bello mio, vedi che la mia vita è più piena di quello che immagini, eh? Vabbè, di corno. Vabbè, sì, dove sta? Per piacere. Esci, si mette tre come una. Vai tranquillo, vai! E proprio Panzè, è da scrivere un fatto che quando Ornella mette le corna con me, che Panzè. Ornella, le corna, se le scrive sul suo diario, sulla sua vita, io scrivo solo cose belle della mia vita. Allora, vabbè, questo deve essere un libro che aggiorna la pagina, allora. Non è un libro. Come no? Infatti, è una commedia, ragazzi. Commedia? Sì, una commedia. Tu da scrivi la commedia? Sì. Boh, estrimdo, Boris Beckett! E dici cosa fa il stato? È una commedia, è la commedia di un uomo che prima di ammazzarsi delinea tutto il profilo della sua vita. Oh, che siamo lì della rasata, Panzè, Gianbreve Cristiano, tu da piacere sotto, ti amo. Ma tu a forza dove stai? No. Vai tranquillo, vai. Vai, forza, scrivi. Oh, proprio, vuoi un sottofondo musicale? Lasciami scrivere, c'è un sottofondo musicale, se metti la musica, il protagonista si uccide prima e fornisce la commedia. Allora me ne voglio, voglio fare un giro. Brava, da fare un giro. Capisci che se mi vede il protagonista della commedia non si accide più. Sì, Oh, proprio, e un titolo, sia chi ha? Ti piace Torno Subito? Oh, bellì, lui ha spaccato. Oh, già me lo vedo, Cristian, da fuori di là. Ah, io, la conta, Cristian, aggredente da fuori. Von classe, faccio classe, Ehi, prendo un biglietto io, poltronissima? Poltronissima? Sì. Va bene, te la do senz'altro. Me la dai? Vai tranquillo, vai. Mi raccomando, vai. Già me la vengo, vai, io so ti amo. Spac, pazè, spac tutto. Delle blitro che sarà che chiude. Ma la poltronissima, in dalle sinistra, da me. Il pienone, vai. E lasciami concentrare. Pazè. Oh. Pazetta. Tenghina al tit. Povera nu. Ora dovrei essere soddisfatto. Piccirì, tu da un po' di tempo a questa parte stai perdendo colpi. Sì, signore, non sei più reattivo come una volta. Una volta, come dici la domanda, paf, e in fronte alla risposta. Voglio vedere che non è facile questa domanda, oh, cafò. Sì, tu che non dici bue, e tua moglie, Jennifer, ha ragione. Che toglila, va bene? Sì. Libera. Va bene. Allora facciamo una cosa, io ti faccio la domanda un'altra volta, va bene? Se rispondi, ancora un salto, se no, è meglio che per qui. Allora, statatino, si mangia il legno. Tu mi dai di cesto un malto che si mangia il legno, davvero? Anche con lo spiedino, il legno non si mangia. Dov'è? È chiarissimo. E tu, da Xildi. Ma non è facile. Tutto è per più impari, tu. Sì, per c'è io. Cire, tu vuoi vedere che mo' più c'è a poco di una lezione intelligente? A me? Sì. Guarda,
Piccia! Una domanda, veloce, veloce. Servo io? Sì, ma come? Sempre servi tu. Stiamo a sentire. La soluzione è questa. La domanda è questa. Si mangia il legno. Tarlo! Bravo. Si vede? Vabbè, tarlo. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Unite sulla punta della lingua, una cassetta ti stavo a fare. Che tu non hai la minima idea. Batti, fa piacere, mi dà la mano, lì. Pure guaiuto, pure ma quando serve qualche cosa, chiamate a me. Io sono stato spostato che una professoressa, ma io ho una certa cultura di base, già da... Dottorello, prende il caffè? Sì, grazie. Oh, spero la coppia non fate chi scafone, che mi... che stai dicendo? Che cosa vuoi? Nulla, amore. Ah, beh. Volevo solo sapere, Luci Wawa, se avevi messo la gerettiera oggi. Afonia, lei sempre con questi cruciverba, vero? Senta, dottore Vella, voi dovete fare questa benedetta riunione una volta per tutte. E mi dovete far sapere se io devo fare il cruciverba o mi ha lei sul giornale, perché io sono stanco, non so la mattina quando arrivo qua che cosa devo fare, una cosa o l'altra, mi sembra giusto. De Lucia, andiamo prima che... Sì, sì, dottore, non si comprometta con certa gente che lei c'ha solo da perdere con loro. Senza dubbio metà la gabbia dentro. Luci Wawa, dove vai con quel polmone? Vieni da me, faccio vedere io il mambrone. Qua io, Luci se ne asciugato. Damo! Perché ti fai scaccati, piccia? Discorso, discorso, discorso. Che devo dire? È quello che sta scritto nel copione, Jennifer. Sì. Però fai il riassunto, così mangiamo prima, mangiamo. Va bene. Allora, grazie dell'affetto che mi date, grazie di tutto. E spero di essermi meritata questa promozione. Non v'è alcun dubbio. Grazie. E spero anche di meritare la vostra fiducia per sempre. Grazie a voi. Beh, è finito? Sì, è finito. Ora andiamo. Brava, brava, Jennifer. Brava. Ma brava, brava! Che bella magnola! Avevi una faccia durante i festeggiamenti, sai? Stanchezza, Francesca, solo stanchezza. Non ti credo, Giorgio. Te lo giuro, ero solo stanco. Giorgio, dimmi la verità. Tu questo bimbo non lo vuoi, non lo vuoi un altro bimbo. Vuoi scherzare? Non dirlo più, per favore. È vero. E allora sono felice. Andiamo a casa, su. Ok. Ma presa, Cinzia. Della 108esima puntata. Questo vuoi chiudere? Ma dai, chiudi perché? Sperreggiamo già. Sì. Ecco, cogito e Oh, c'è successo, spazio? Niente, non è successo niente. Come mai? C'è cosa sta facendo? Niente, sto scrivendo. Amico, non devi rispondere. Niente, sto scrivendo, che ti interessa? Stai a scrivere cosa è successo, hai avuto l'ispirazione di me? Perché che c'è? A scrivere, ma c'è successo? Mi devi dire l'ispirazione divina. Ma a scrivere, c'è successo? Hai avuto l'ispirazione divina? Certo, sto scrivendo la storia della mia vita. Ah, allora è una cosa che ha due piccolo. Bello, quale picche picche? Tu non puoi pensare quando è... Ma dici che c'è successo? Non volo, e tutto va tranquillo. Sicuro? Sicuro, mi faccio. Facci ma allora, oh, finalmente. Dunque, stiamo a sentire bene, bene. Qual è? Sono liscio. Ah, sì, beh, fammi lascio un po' più. Sì, ah, 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 ah,
risciolto. No. Vedi, sto